sentiamo spesso parlare della Bibbia, ma cos'è la Bibbia? Cos'è questo librone che tutti dicono e quei froci dei preti nominano? La Bibbia in realtà non è altro che il menù del ristorante preferito da me. Guardate come ben rilegata, con la copertina in pelle, tanto, però dentro troviamo l'essenziale di ciò che ci serve. Quando l'apriamo, troviamo dentro anche un'immaginetta, volendo anche sacra, la sacralità della birra. Ma poi iniziano a scorrere le sante scritture, antipasti, con tutto ciò che c'è raffigurato. I più importanti sono i salmonisti, che secondo me è la sacralità totale. Ma poi cambiamo pagina. Compaiono come per magia i primi, dove secondo me la sacralità è concentrata, dove ci sono le pappardelle al capriolo e le tagliatelle al cinghiale. Queste secondo me sono le vere scritture. Sfogliando abbiamo i secondi, ai dolci, alla pizza, che è buona anche quella, che sono un po' terronica, però è sempre mangiabile, e termina la nostra Bibbia. Quindi ragazzi, se volete veramente studiare la Bibbia, non credete a quei froci dei preti, che sanno solo inculare, in tutti i sensi, ma prendete il menù del ristorante, apritelo, studiatelo, imparatelo e diffondete queste nostre nozioni. Grazie. Spaghetti alla matriciana. Guardate gente, questa, se sapete cos'è, ma penso che sapete cos'è, è una forchetta. A cosa serve la forchetta? Ma noi mi segniamo subito. La forchetta vola e va. Ma dove va? A prendere gli spaghetti. Rotole va. Gira. Dentro gli spaghetti. Piglia la pancetta. Guardate gente. Pezzo di pancetta. Poi il re decolla. E dove va? Atterraggio d'emergenza nella boccuccia del Davide. Guardate. Non è Jador, è di più, è la bontà suprema in persona. Gente, non sapete cosa vi dovreste provarla anche voi. Edizione delle formaggio, prendete e bevetene tutti. Questo è il calice della Coca-Cola, offerto da me per tutti. E remissione dell'appetito, fate questo in memoria di Mua. Questo però vi posso dire una sola cosa. Prendetevene, ma non mangiatevene tutti, prendetevene e mandate a me, perché sono io che con voi dovete crepare tutti, bambini figli di merda. Sono io che devo mangiare, avete capito? Guardate gente, guardate la cosa pancetta è rimasta. Aspetta un attimo, ma cos'è caduto? Cos'è che è caduto dall'altra parte? Gente, guardate che bella pancetta, pancettosa, molto pancettosa. Guardate, saporita, la forchetta che la cattura, guardate, yum. È sublime, gente, viva la pancetta, viva il lardo, viva tutto ciò che è grasso. No, invece, sto pensando, cos'è che è caduto dall'altra parte, via? No? Che bomba, dai! Ciao! Cosa? Dove? Devo buttare nella mia bocca! Che schifo! Facciamo così! Così! Cioè, sono i spaghetti che girano dentro alla sua bocca, che scena proprio disgustosa, ragazzi. Che scena. Attacco finale, guardate gente. No! Pappardelle al ragù di capriolo, è un classico, ma i classici piacciono sempre. Guardate.
guardate che dolce morbidezza che ritroviamo sulla forchetta, guardate, il profumo è qualcosa di inebriante. Ma lei cosa che vuole? No, io vorrei assaggiare una che cosa? Non so che sono, spaghetti, Spaghetti. Ma è un questo qua è un emerito idiota, non capisci il cazzo, è un idiota da sterminare dalla faccia di questo pianeta di merda. No, scusami, posso dirti assaggiare? Allora, ho capito, lui vuole assaggiare. Un pochettino aria, ma è buono? Questa è la sua roba bianca. Assaggia, no! Che si trova nel mio nome. Ma secondo voi, che cos'è quella roba bianca? Una... Questa è una meringata. A me sembra sperma concentrato. Ecco.